Buonasera amici sportivi, bentrovati a questa puntata di RTTR Volley, una puntata che arriva il giorno dopo una gran vittoria di Trento su Modena quando mancano due partite al termine della regular season. Ne parliamo questa sera con Ian Stocker. Buongiorno e benvenuto Ian. Buonasera. Bentrovato. Ieri tu la partita l'hai vista dalla panchina, che partita hai visto? Una partita bellissima secondo me, anche per tutti gli spettatori. In palazzetto c'era spettacolo, un divertimento di tutta la squadra e assolutamente buon risultato. L'avevate preparata bene, si è visto che sapevate dove colpire. Sì, secondo me la squadra ha dimostrato che c'era molto bene pronta per questa sfida contro Modena. Anche perché vi abbiamo visto giocare contro la stessa squadra in semifinale di Coppa Italia, anche lì Trento aveva vinto, però faticando molto di più, in questo caso invece siete scesi in campo proprio sapendo dove andare a puntare. Sì, secondo me ho messo la pressione nei momenti giusti, quando c'eravamo pari o nel momento di difficoltà, quindi la squadra reagisce molto molto bene. Andiamo subito a vedere il servizio sulla partita con Modena, poi torniamo in studio con Ian a commentarla. A due giornate dal termine della regular season, Trento si conferma al secondo posto a pari punti con Perugia vincente sul campo di Latina. Mantiene imbattuto il suo di campo. Al Palatrento la Dietek non perde da quasi 10 mesi. L'ultimo a violarlo fu proprio Modena in gara 4 di semifinale playoff della scorsa stagione. E si prende la soddisfazione di battere in 3-7 la corazzata Modena davanti a un palazzetto sold out e forte di ben 4 giovani cresciuti nel vivaio della società che si rendono protagonisti. A partire da Filippo Lanza, che festeggia l'85esima partita da capitano di questa squadra prendendosi il premio per il migliore in campo. 4 ace per lui con il 47% in attacco. Gabriele Nelli torna dal primo scambio e ripaga la scelta di Lorenzetti con 13 punti e il 55% a rete. Il solito fenomenale Simone Giannelli e poi Tiziano Mazzone. Il romano viene preferito ad Urnaut e ad Antonov nel secondo parziale e risponde con una prestazione di personalità e grande grinta. Davanti a un Palatrento sold out da oltre una settimana, la Dietek che scende in campo con la diagonale Giannelli-Nelli, Urnaut e Lanza in posto 4, Sullivan De Vorte al centro con la C libero. La replica di Tubertini, secondo di Lorenzetti per ben 10 stagioni, a confermare la sfida nella sfida, con Orduna in diagonale a Vettori, in Gapete Petric, Holt che ha pienamente recuperato la storta, la caviglia rimediata in Champions, e Leroux al centro, il libero è Rossini. Nel primo set già Trento parte con una marcia in più inserita, cerca subito l'allungo e riesce anche a trovarlo in un primo momento, poi ricucito per ben 2 volte dall'Azimut. Chiude un errore in battuta di Petric, 25-30, 23 Modena. L'Azimut sembra voler reagire nel secondo set ed è la formazione emiliana stavolta a cercare ripetutamente l'allungo, ma nemmeno Trento è intenzionata a concedere filo da tessere, si lotta su ogni pallone. Trento spreca 3 palle set nel finale e si fa raggiungere al 24, poi chiude i conti 27-25. L'Azimut ci prova anche nel terzo parziale, ben presto cede però sotto i colpi di Lanza che trascina la squadra fin sul più 8. Il set si chiude 25-18, il match con un netto 3-0 per la Dietek. A fare la differenza sicuramente il servizio, 7 ace a fronte di appena 9 errori, sostenuto da un buon muro e da una difesa attenta. Per Modena appena 3 punti diretti dai 9 metri e 18 errori. Questo quanto successo in campo, diamo nota anche di un fatto di cronaca che è stato registrato, a cui è stato dato anche troppo spazio. Ricordiamo solo che la società ha preso le distanze, così come la curva Gislimberti, per un tifoso che ha esagerato nella sua esultanza contro la presidente di Modena. Si tratta di un caso isolato, noi invece vogliamo dare spazio ai 4.000 di ieri al Palatrento. Ian, che tifo c'era? Impressionante. Ma secondo me c'era il miglior giocatore, c'era il pubblico di Trento, perché veramente l'atmosfera era molto molto bella. Non si sentiva neanche una parola tra di noi, quindi veramente atmosfera. Anche questo molto, ha dato una spinta in più. Molto, molto bene. Andiamo a sentire il commento dei protagonisti di ieri. Da Filippo Lanza, MVP, Angelo Lorenzetti ha voluto dare spazio a Dario Simoni, poi commenteremo anche questo. Sì, abbiamo giocato la pallavolo, siamo riusciti comunque a tenere la concentrazione, a giocare tranquilli e il risultato l'abbiamo portato a casa. Soprattutto Petric, siete riusciti a non farli reagire?
Sì, siamo riusciti a limare alcuni loro obiettivi, alcuni loro giocatori forti, quindi quello che ci eravamo detto in spogliatoio siamo riusciti a portarlo sul campo e siamo contenti di questo. Quanto conta, con due partite ancora da giocare, stare lì al secondo posto? Ma conta veramente tanto, a inizio anno non avrei mai detto di essere a questo livello, quindi stringiamo i denti fino alla fine, non molliamo mai e giochiamo al massimo ogni partita. Anche per te, bellissima prestazione, era un po' che non ti vedevamo dal primo scambio. Sì, ho avuto quel periodo di infortunio, adesso sono contento di rigiocare, di rimettermi in campo, Angelo ha fiducia e giochiamo benissimo così. Ancora due giorni e poi si torna in campo? Sì, abbiamo partite molto vicine in queste settimane, quindi subito il riposo, subito testa alla partita successiva e mai mollare. Ce l'eravamo detti prima della partita di insistere su di lui, perché sicuramente è quello un po' meno bravo, diciamo, se così si può dire. Secondo me stasera il nostro punto di forza è stata proprio la squadra, siamo stati uniti anche nei momenti difficili e abbiamo portato la partita a casa. Tu che avresti giocato un intero set, te lo aspettavi? Lo avevate concordato all'inizio? Assolutamente no, non me l'aspettavo, però tutte le persone che sono lì fuori sono sicuro che siano sempre pronte a dare il loro contributo. Oggi è toccato a me, in altre occasioni è toccato ad altri e sono contento così. È toccato a tre contro una squadra contro Modena che da anni ha i vertici con Trento che lotta, che emozioni hai provato? Sicuramente delle emozioni molto forti, però seppur all'inizio un po' di, non paura, però sai, quell'emozione fortissima che si prova, ma la squadra, come ho detto prima, mi ha aiutato molto, anzi moltissimo, e alla fine mi sono sciolto anche io. Due set combattutissimi nel terzo, Modena è sembrata accedere anche un po' di testa, forse anche perché diciamolo, Palatrento bellissimo stasera, 4.000 spettatori sold out. Sicuramente il nostro pubblico ha fatto tantissima differenza stasera, noi abbiamo giocato bene in campo, è stata una fusione di cose quasi perfette, dai, perché la perfezione non esiste. L'entrata di Tiziano così in una partita che non ha mai giocato, non è che io non ci lavoro, ma lui ci sta lavorando tanto, è la sua vittoria. Abbiamo lavorato per questo, un po' che ci lavoriamo, non è solo da questa settimana ma è da prima. Questa partita ce l'avevamo in testa e l'abbiamo giocata al meglio. Sul servizio il nostro obiettivo era Petric e ripeto è da più settimane che ci lavoriamo. E ha funzionato bene, Pippo ha battuto veramente bene e gli altri sono espressi su livelli davvero ottimi e poi il resto è venuto di conseguenza. Volevamo questa grande partita, l'aspettavamo da tanto, c'era un po' mancata perché le big le abbiamo affrontate tutte nella prima parte di stagione e volevamo affrontarne una in casa per riprendere certezza in noi stessi. Credo che stasera di certezze ne abbiamo trovate parecchie. A Palatrento non si passa, questo è merito di chi viene a sostenerci. Dovrebbe essere così sempre, lo so che è difficile, però fanno la differenza. Io stasera l'MVP lo dedico veramente a tutti loro perché ci hanno dato la carica necessaria anche nei momenti difficili. Abbiamo giocato una buona pallavolo. Siamo riusciti a stare lì attaccati al punto e nonostante la loro battuta sia veramente una battuta, forse una delle squadre che batte meglio nel campionato, e le battute che sono arrivate siamo riusciti a tenerle anche staccate, poi abbiamo lavorato sulla seconda azione e lavorando sulla seconda azione siamo stati molto bravi con le coperture, con la difesa, insomma siamo stati attaccati al punto come una squadra e sono contento per il risultato. Adesso si gioca già da tre giorni. Sì, infatti non c'è neanche tempo di godersela questa vittoria perché subito c'è Molfetta che è una partita importante qua in casa. Spero ci sia molta gente perché è una partita importante, una partita difficile che nasconde delle insidie come tutte le partite, quindi spero ci sia tanto pubblico a sostenerci. Si gioca già da tre giorni, abbiamo detto, gli entra due ormai oggi e tra l'altro mancano solo due partite alla fine di questa regular season, Trento seconda, lo avresti detto inizio stagione? Ma è molto bello di essere in secondo posto perché si vede la forza della squadra. Anche io prima della stagione pensavo che sicuramente saremmo in primi quattro, però il secondo veramente buon posto per noi. Parliamo un attimo di te anche, vabbè ieri non hai giocato, però in questo periodo stai trascinando la squadra, stai trovando più spazio rispetto alla prima parte di stagione in cui dovevi un po' ritrovare il ritmo anche con questa nuova formazione. Sì, mi trovo molto bene, anche secondo me prima della partita con Modena
forse noi in seconda squadra abbiamo preparato bene la prima squadra per questa sfida. Veramente mi sono divertito anche in allenamento, erano certi obiettivi, quindi allenamenti molto molto bene. Come la prende un campione come te con tutti i titoli che hai nel tuo palmarès quando si sente dire che non può giocare dal primo scambio? Ma c'erano più partite quest'anno che non ho giocato, quindi serve pazienza, aiutare gli altri ragazzi anche in allenamento, prepararci bene per quando gioco io. Tanto si gioca ogni 3 giorni, diciamo che tempo e modo è importante stare sempre pronti e stare sempre in forma. Tu stai bene in questa fase della stagione? Sì, mi trovo molto bene fisicamente anche. Dal punto di vista fisico siamo ben preparati da Luca, nostro preparatore fisico, quindi non ho dubbi. Forse questo periodo, quando si gioca ogni 3 giorni, forse si può rischiare qualche infortunio, ma dobbiamo prepararci bene. Tu eri molto legato con Martin Poder, il preparatore atletico, che ancora segue un po' la squadra. Anche con Luca ti stai trovando molto bene? Sì, ragazzo molto bravo, secondo me capisce bene. Cioè, anche il lavoro è molto simile a quello di Martin. Quindi con Martin sono stato molto tempo, quindi anche con Luca mi trovo molto bene. Andiamo a commentare gli altri risultati di questa giornata di Superlega, 11ª giornata di ritorno. Di Ateca ha battuto Modena, l'abbiamo visto per 3-0, Verona Civitanova 2-3, Latina Perugia 1-3, Piacenza 3, Padova 2, Molfetta 3, Monza 1, Milano battuta da Ravenna nell'anticipo per 0-3, Sora 3, Vibo Valentia 1. Con la classifica, così come la vediamo a 2 giornate dalla fine della regular season, Civitanova che guida a 64 punti, prima incontrastata, seguono a pari punti Trento e Perugia 56, 50 punti per Modena, 47 per Verona, Piacenza 39, Monza 32, Ravenna 29, 26 punti per Vibo Valentia e per Latina, 25 Molfetta, 20 per Sora, 19 per Padova, Milano per 15. E già questo Iacci dice che Molfetta arriverà col coltello tra i denti perché ha ancora poche speranze, ma cercherà in tutti i modi di riuscire a entrare in zona playoff, quindi mercoledì sera sarà una bella battaglia. Sì, mi ricordo l'anno scorso c'era Molfetta a Trento, c'erano tante partite. Secondo me è molto importante concentrarsi bene questa settimana, perché ogni punto si vede che può fare grossi cambi, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Campionato ancora bello in bilico, perché a parte Civitanova che insomma è prima, siamo ancora a lottare, a vedere chi sarà la seconda, chi sarà la terza. Sì, tra di noi con Perugia, come ho detto, sarà importante essere molto concentrato questa settimana. Questa Civitanova, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ovviamente dopo la brutta sconfitta, ha una marcia in più ancora, secondo te? Secondo me questa squadra gioca molto bene, mi piace tanto come giocano, c'erano tutti i giocatori in alto livello, quindi forse speriamo che alla fine anche loro avranno qualche problema. Anche perché comunque forma. Sappiamo che i playoff sono una fase tutta a sé stante. Giocatori che tra l'altro alcuni tu li conosci bene, li hai visti anche crescere, che effetto fa? Sì, io c'era Zezzo Sokolov, cominciato con me come secondo, adesso gran campione, Osmani è, secondo me il giocatore era altro mondo, quindi ancora sì. È bravissimo, cioè, è bello a vederli come crescono. Abbiamo detto ancora 2 partite per quanto riguarda la regular season, abbiamo però visto anche una partita di Coppa CEV questa settimana che è appena terminata, Coppa CEV che avete affrontato forse partendo un pochino sottotono. Sì, era molto, molto difficile perché questa squadra finlandese non fa sconti. C'era importante partire bene, abbiamo perso subito il primo set, eravamo forse un po' nervosi, abbiamo sbagliato tantissime palle in attacco, nella battuta, quindi sono molto contento che siamo riusciti a vincere per 3-1 senza golden set, siamo passati in altra parte della Coppa CEV. Andiamo a vederci il prossimo servizio che ci racconta cosa è successo mercoledì, gara di ritorno degli ottavi di Coppa CEV.
Sarà un derby tutto italiano quello che si vedrà in campo per i quarti di Coppa CEV nella prima metà di marzo. Trento e Piacenza eliminano rispettivamente i finlandesi del Vale Sastamala e i serbi del Novi Sad, qualificandosi alla fase successiva del torneo. Entrambe le formazioni erano reduci dal 3-0 dell'andata, forti dunque della certezza di passare il turno aggiudicandosi due set. Ma se per gli emiliani la trasferta si è conclusa senza patemi d'animo, Trento, reduce dalla pessima prestazione di appena tre giorni prima in Superlega contro Civitanova, ha impiegato 40 minuti per tornare a giocare come sa. Il primo set, infatti, i finlandesi hanno addirittura sognato il colpaccio. Contro una squadra spenta e inefficace, con la diagonale Giannelli-Stocker, Antonove Urnaut in banda, Soleva Andvord al centro, con la C libero, riescono non solo a imporre il proprio ritmo, ma addirittura a vincere il parziale 25-22. Nel secondo la reazione degli uomini di Lorenzetti si fa ancora attendere e Trento rischia addirittura di andare sotto di due. Si deve giocare fin sul 30-28 per chiudere il set e riportare in equilibrio la partita, spegnendo così l'entusiasmo degli avversari. Solo l'inserimento di Lanza e Nelli sembra scuotere i padroni di casa. Il primo, scelto come migliore in campo dalla stampa, metterà a terra 11 punti. L'opposto sarà importante soprattutto al servizio, con ben 5 ace capaci di spezzare il ritmo. A questo punto la squadra è tornata padrona di sé, chiude la pratica qualificazione vincendo il set al 12 e poi anche quella dell'incontro con il 25-20 del quarto parziale, che segna il definitivo 3-1. Dopo la sconfitta di Macerata ci sono venuti fuori dei fantasmi che non è giusto portarci avanti nelle altre partite. Macerata è un episodio successo. Abbiamo imparato molto, sappiamo adesso che dobbiamo reagire e stasera abbiamo dato dimostrazione di volerlo fare alla grande. È stata la stessa partita dell'andata, i primi due set molto tirati, perché la nostra battuta è quella che è, e loro ricevono molto bene e facevano cambio palla con facilità. Noi invece cambio palla, come a volte ci capita, all'inizio non è fluido. È stato un momento di tensione forte. E fortunatamente, cioè, senza problemi, i ragazzi sono stati lì perché era un attimo smarrirsi e è andata bene. Dicevamo l'importante è l'obiettivo centrato. Iane, adesso vi tocca un'altra italiana, Piacenza. Altro derby, quindi altra partita molto importante, lo sappiamo, abbiamo in girone andata, abbiamo perso lì, poi abbiamo bene vinto qui il nostro palazzetto. Mi ricordo forse quelli 3-4 anni fa, finale con Piacenza, che abbiamo vinto il mio ultimo scudetto. Sì. C'era anche lì sempre a casa, noi abbiamo vinto a casa, loro a casa sua, quindi a volte ritorno. È difficile giocare lì a Piacenza forse per noi. Tra l'altro oggi è uscita anche la data della prima match, della gara di andata, 1 marzo alle 20:30 nel palazzetto di Piacenza, quindi avrete, diciamo, il vantaggio di giocare il ritorno e quindi l'eventuale golden set in casa, questo si sa, a volte conta in partita. Speriamo così, che la logica a vincere sempre a casa. Tu tra l'altro hai vinto una Champions League con Trento, sei riuscito anche a vincere una Challenge Cup, la Coppa CEV ti manca? Sì, la Coppa Challenge ho vinto con Perugia, poi ho vinto Champions con Trento e mi manca solo Coppa CEV, quindi sarebbe bello vincere anche questa, per me ultima Coppa che mi manca. Tra l'altro il livello è anche è importante quest'anno, vabbè, Piacenza la conosciamo tutti, ma ci sono squadre di livello anche in Coppa CEV, non è detto che essendo stati l'anno scorso in finale di Champions sia matematico andare a imporsi in una Coppa inferiore. Sì, assolutamente, sono le squadre come Tours, la Francia, Ajaccio, la squadra della Turchia, quindi niente di facile, secondo me a quarti di finale, semifinale, finale sarà la partita tosta. Andiamo a vederci il nostro ultimo servizio che ci racconta quali sono i prossimi impegni, quello di Molfetta lo abbiamo anticipato, vediamo anche gli altri incroci di giornata. La
La Superlega torna in scena tra appena 48 ore. Mercoledì si gioca quello che sulla carta sarebbe l'ultimo turno di regular season, nella pratica anticipato su tutti i campi. Al Palatrento arriva l'ex Privia Molfetta a disperata caccia di punti playoff. Il big match di giornata è il posticipo di giovedì 23 febbraio tra Civitanova e Modena. Le altre del turno, tutte in programma per mercoledì ore 20:30, Milano-Perugia, Vibo-Valencia-Latina, Verona-Padova, Piacenza-Monza, Sora-Ravenna. La regular season più combattuta degli ultimi anni si chiude poi domenica 26 febbraio. Solo allora sarà possibile stabilire le griglie dei playoff. Trento è attesa la trasferta sul campo di Monza. La capolista Civitanova è in trasferta a Molfetta. Modena ospita Piacenza. Perugia attende Verona in un match da non perdere. Le altre di domenica 26 febbraio sono fra Latina e Milano e tra Padova e Sora. Sabato invece l'anticipo tra Ravenna e Vibo Valencia ore 18 al Pala de André. Di Molfetta abbiamo già detto, è difficile ovviamente guardare avanti anche perché voi preparate match per match, ma due parole anche sull'incontro di Monza che chiuderà questa vostra stagione. Ma la partita che conta tanto, fermare Sabi, giocatore molto importante per questa squadra, anche gli altri schiacciatori brasiliano che a Trento conosciamo. Punto di riferimento per questa squadra. Secondo me dobbiamo prepararci come contro Modena. Questo piazzamento al termine della regular season influenzerà ovviamente l'accoppiamento. Voi giocatori state a guardarlo oppure lasciate fare alle statistiche e ai giornalisti e voi prendete quello che capita? Ecco. Ma io non guardo tanto. Quindi io lo lascio e gioco. Ci resta qualche minuto per raccontare un po' di te. Ormai ti conosciamo qui a Trento, è la tua quarta stagione in questa città. Ti trovi ancora bene? Ti trovi sempre bene? Sempre bene, sempre bene. È molto diversa dalla città dove sei nato tu? Sì, ma pensavo quest'anno che arriva un po' più neve, che mi piace tanto, non è arrivata. Quindi devo andare sempre a Andalo, che mia famiglia va a sciare. Io purtroppo non posso, quindi guardo. E a me piacerebbe andare, perché io soffro lì a Cima di Paganella e guardare tutti gli altri. Purtroppo ci sono delle rinunce da fare per voi campioni. Quali sono quelle che pesano di più, oltre ovviamente a questi sport? Ma per me ultimi, no, quest'anno che non sono tutto tempo con la famiglia, perché mio figlio già deve andare per prescuola, quindi almeno un mese deve essere in Cechia, quindi sono un mese qua, un mese... Quindi poco. Quindi già secondo me soffro un po' di più non vederlo tutto tempo. Ci pensi mai al futuro, a come sarà la vita dopo la pallavolo giocata? Adesso in 34 anni mi viene spesso a pensare cosa faccio dopo, spero di... Voglio almeno qualche anno giocare, perché certo. Poi avere il tempo di pensare. Ma ti piacerebbe rimanere in questo mondo oppure cambiare completamente, stabilirti in un posto in cui restare? Non lo so, assolutamente vorrei fare qualcosa che mi piace. Non so ancora questo andare momento a sciare, cosa per esempio. C'è. Sì, questo sicuro. La dieta pesa per i giocatori di pallavolo? A te pesa? Dipende. È molto stretta? È molto... Sì, per me tipo di mangiare, che io ce l'ho periodo una settimana che penso che mangio di più e un'altra settimana che devo regolare. Quindi questo è difficile. Cucina cieca o cucina italiana? È a metà. Tua moglie cucina cieca, immagino. Sì, ma quella italiana abbiamo abituato molto. Ti piace? Molto veloce, sì, e soprattutto quella alto adisina, quella di sopra, che i canedelli è la... Perché mi piace tanto la parte Bolzano, Merano, lì, questa parte. Quindi hai girato di un po' anche il territorio. Sì, sicuramente. Riesci a muoverti senza che i tifosi sì, ti... Per me quest'anno il miglior posto sono Merano Spa. Ah sì? Sei un amante dei centri benessere? Sì, bellissimo lì. E il clima, il pubblico ti accoglie, ti ferma per strada? No, sono bravissime, sono bravissime. Sono come c'erano prima, forse ancora più bravi di prima. Qui a Trento ti hanno nominato il gigante buono, ti piace o ti imbarazza? Come lo trovi?
Sì, ma non mi fermo a pensare tanto. Certo, comunque anche la tua famiglia si trova bene, un bel rapporto con il pubblico di Trento? Sì, molto bene, anche mio figlio adesso guarda più cosa succede su campo, prima non interessava tanto, ma adesso è molto triste se perdiamo la partita. Ah sì, parla italiano? No, poco, capisce qualcosa però, anche prima non parlava neanche cieco quando c'eravamo prima. Ah sì, va bene, grazie Ian, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, tanti in bocca al lupo per mercoledì e poi per la partita di domenica. Noi ci fermiamo per questa puntata di RTTR Volley, appuntamento tra 7 giorni e invece l'appuntamento con la pallavolo ovviamente per mercoledì 20:30 al Palatrento per sostenere la squadra contro Molfetta. Ciao, buona settimana.